per quanto riguarda i Ciccio e i Secchi, è vero o no? Ce l'abbiamo! Ciccio, vieni qua, mettiti di fronte, fammi vedere quello che hai preparato, tutti i Ciccio. Allora, vado velocemente, vi abbiamo diviso in due, due, uno, vai! Qua i Secchi, allora vai i Secchi che corro, io quando te vedo io veramente guarda, mi bimbilla lo scanto tutto il gioco. Che cazzo, mannaggia la miseria, che non moro mi ha detto. Allora vai, 5, 6, 7, 8, per i Secchi cosa abbiamo preparato? Ti lascio in bianco stasera, eh? Ti lascio qui a dormire in piscina col santo. Te lo dico. Eh no, non è una cosa bella. Non è una cosa bella. Allora. 5, 6, 7, 8. Sigla! Ciccio! Secchi! Ciccio! Secchi! Ciccio! Ciccio! Gentilezza, allora andiamo a presentare quelli che sono i componenti della squadra dei Secchi, giusto? Dei Secchi, che sono Eliana, Roberto. Per il Ciccio giocano Riccardo, Antonella e Antonella. E allora un applauso per la mia, come si fa? Diego della Palma, volevo esserlo effettivamente. Perfetto. Allora, vi dico, tutti quanti valgono uno, il presentatore vale 5. Io ve lo dico. Quindi come, tenetelo a mente, mi raccomando. Allora, 3, 2, 1, go! Si batte! Due minuti di tempo,
bevuto. Quelle sono, non sono società immobiliari, sono agenzie. Che mi hanno fottuto i soldi a bua. Ok, silenzio. Ho voluto chiudere il collegamento con Calabria TV perché non credo era la cosa buona e giusta. Cazzo, ci ha abituato però, eh! Appena, dica, dimmi la verità, quante volte ti sei truccato nella vita tua? Una sera sì, una sera sì. Ma infatti lui vive di platinettiana memoria. È bello che tua moglie è pure contenta. Vabbè, comunque signor, un applauso. Allora, parliamoci chiaro, abbassa. Allora, lì no, allora, io ti do solo un consiglio. No, bimbi, no, vi mando a giocare sull'autostrada. Silenzio. Allora, vabbè, è scappato perché i bimbi mi hanno fatto scappare. Allora, vai, torniamo a cose serie, vai. Mettiti un po' più avanti così ti vedono tutti un po' meglio. Domani aggiusteremo un po' di più le luci perché un applauso alle luci, signori, stasera. Domani le candele. Si mette in... No, adesso rimane. No, due secondi. No, adesso rimane. Ti faccio uno sconto del 50%. No, non fa niente. Ti stai arrabbiando? Perché sto facendo sta cosa? Davvero? Perché? Perché? No, stati tranquillo, non ti preoccupare, state in vacanza, vai. Veramente? Non ci mancherebbe, sì. La moglie si è incazzata, quindi di conseguenza. Vai. Un applauso. Dimentica! Il Filippo 6! Il taxi! Signor, l'uomo che corre ogni mattina 70 anni! Se non sentirlo! Guarda che fisico! Guarda che meraviglia! Sigismondo, dai, che lo chiamo Sigismondo, lo chiamo. In realtà invece si chiama Filiberto, che è uguale fondamentalmente. Sono sempre consonanti e vocali, non è che dici. Allora, vai Sigismondo. No, signor, silenzio, perché la cosa era seria. Allora, ascoltate, io ho fatto così. Falla come l'hai fatto che non ti ho dato il microfono. Sigismondo, vai. Ah. Come ho tirato la cosa. I baffi non te li coloro. I denti no, con sono dei tuoi, non sono tuoi. Sono i miei. Sicuro? Sicuro. Non è che te l'ha prestati da Lino. Sono i miei, tranquillo. Ok. Vai, ma no, le labbruccia vermiglia, mi devi fare così. Vista Riccardo come l'ha preparato, vai. Maestro, William DJ, 3, 2, 1, game, vai, si va. Siamo!
un applauso. Non ha mai corso così tanto in tutta la sua vita. Bersaglio? No. Ma perché nel frattempo, cioè, perché dici così? Hai baciato... Credo che abbia baciato di me. Ma è la strategia la tua. Secondo me baci... Tu? Di più. Tu te la mangiati secondo me. Ti hanno comunicato i dati importanti. Allora ci siamo. Allora accoppiatevi, accoppiatevi, ecco, cioè nel senso affiancatevi, cioè, no, 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 accoppiate, che a te se ti dica accoppiati, poi si alza tua nipote, si lascia. Ciao amore, come va? No, 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 ma lei è tranquilla. Pensa, minchia, con un gioco abbiamo fatto una serata. Pensi che mi pagate? Gilda, tutto a posto? Mi dica, tutto a posto? Non ho capito, scusi. Ho detto, signora Gilda, buonasera. Tutto a posto, tutto a posto. Alla grande, però mi mancano le due tre donne. Dove le hai mandate? Le ho vendute agli arabi. Ecco. Allora ci siamo, possiamo sputare la sentenza. Chi vince questo game, cara? Signore e signori, con il... Signore e signori, con il punteggio di 52 a 35 baci cumulativi, vince la squadra dei Ciccio! Bravi, bravi, bravi! Scendete, scendete! Riccardo! Lo sapevo, però signore, allora... Siccome io, allora, avevo chiamato Madre Natura, purtroppo i soldi mi sono mancati perché ho avuto un problema all'Eurospar qua che ho già fatto la smessa. E allora, però, siccome io sono originale, e qui voglio uno, oh maestro, tirami su, perché arriva Willy! Signore e signori, noi ci differenziamo dagli altri. Al Costa Elizabeth, la Max Group e Crystal di Francesco Arno non vi porta Madre Natura, ma Madre Matura! Facciate me e dopo loro, allora faccia loro, alza, è bello che abbiamo fatto pure di prove, ve lo giuro, aspetta che sta morendo, defibrillatore, cioè lo stiamo perdendo, vai a baciare i due concorrentessi per confermare. Gioca Emilio. Se faccio un figlio, lo chiama Emilio. Se è meglio di Basilio, se è una femmina non so. Applausone. Da questa parte invece per i secchi gioca Giulita. Guarda, quelli si negano forse. I due da Reggio Calabria. Arrivi dal 22 a... 22 anni da Reggio Calabria. È soggetto per un complimento, ragazzi. Ciao Giuditta, quanti anni hai? 22. Ok, da dove arrivi? Provincia di Reggio Calabria. Cioè, dì il nome del tuo paese, è importante. Taurianova. Oh, perché non dirlo? Perché questa lei lo fare? Allora, tu capitano scendi giù. Tu
la popacca scende giù. Allora, io dirò una parola, ok? Tipo ago. Che si? Che si? Eh? E vabbè, la coscienza, lasciatelo stare, so cazzi di so. È arrivato qui. Lasciatelo stare. Sacrificio! Un applauso a Grillo! Ha lasciatelo stare, ha diritto anche lui di campare. Chiedo scusa. Allora, mi raccomando, ma Max, che tu sei. No, cioè non è che tra una cosa. Me lo schiacci, non lo schiacci. Max, alzati, se no me l'ammazzi. No, è rincoglionito, capito? È andato al bar. Io sto lavorando. Ho capito, ma tu mi ottenzi gli utensi. Vai. Allora, parola semplice, per esempio, io dico la frase oasi, va bene? Ci siamo? La parola oasi. Cosa dovranno fare, caro il mio Max e caro il mio Daniele? I vostri amici della squadra ti dovranno portare, ma anche tu dovrai essere partecipe, lo stesso vale per te, per portare l'iniziale di una cosa, di un oggetto che corrisponde alla lettera della parola oasi. Cerco di spiegarmi meglio. Oasi è composta dalla lettera O, ok? Quindi vai, prendi un ornitorinco e lo porti qui. Ci siamo? Ok? Una A, prendi una un ago. Un ago, ti danno un ago e tu lo metti qua. Una S, prendi la spiaggia e la porti qui. Allora, ogni lettera deve. Scrivi la parola! La parola da scrivere è Elizabeth. Senza la H. Vediamo. Vediamo un po'. Avete Elisabetta. Io ho detto gente, poi fai tu. Ma forse ne può mettere di più di uno. Bene, io ho scusato un euro. Devo riposare. Andiamo, così in maniera tale che potete leggere anche voi. Allora, io ho detto Elizabeth, va bene? Quindi è Amore, spostati un attimo per favore. Allora, ci siamo. Signori, qua si fanno le cose serie. Allora, amore, sedetevi per favore, silenzio. Euro. Però secondo me non va bene. Vi spiego perché, so giudice, è moneta. Però è un euro, potrebbe essere.
essere Euri. C'è la... Io ho detto l'iniziale, ce la lasciamo così, in sospance. Aspetta che... No, girati, non dare alla targa che è brutto. Lente. Lente. O lenti, o lenti. Però secondo me sono occhiali. E allora non avete seguito bene le indicazioni. Dove... Scusa, non sono lenti, se erano i lenti mi portavi le lenti, sono occhiali, giusto? Doveva staccare il pelo. È vero che oggi c'è stato un gran casino, non so se avete seguito il Batacos, se che bella tu sai qual è Cogenta, un applauso a Cogenta, signore. Poi? Beh, diciamo, allora, in ordine, Villa, vai. Elisabeth. Signore e signori, mio malgrado, la squadra dei secchi hanno costruito la parola Elisabeth, bravissimi! Però adesso ce la giochiamo, adesso ce la giochiamo. Sì, no, no, ma vi spiego perché. Nessuno... Lei che è stata l'artefice di tutto. E bacia me, bacia me, vai, con la lingua, dai, un pochettino. Rimani con me. Tre uomini e una donna. 5, 6, 7, 8. Tirami su, tre uomini e una donna per squadra. Anche quattro donne vanno bene. Con calma, abbiamo trovato qua. Con calma, allora. Regola. Cosa dovranno fare? Una alla volta, una squadra alla volta. Semplice, semplice. Allora, cosa dovranno fare? Ha fatto la sostituzione, ha fatto. Che se Conte? Ok, allora, Riccardo, vieni qui. Perfetto. Ok, vieni Lino. Pochettino di qua, tu ormai sei a piedi scalzi. Ok, allora anche voi fate la stessa cosa, rimanete qui, rimanete qui. Perfetto, 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 perfetto. Allora, gestiscimi la squadra. Allora, si parte una squadra alla volta. Ok, cosa dovranno fare? Una cosa semplice: io prenderò questa bottiglia d'acqua. Allarga, c'è abituato però. Vabbè, domani Willy sistemiamo tutto quanto. Un applauso, l'abbiamo montato oggi, signori, non è colpa di Willy. Allora, però se avessi posizione, allora io metterò questo. Abbassami il gain del microfono, Willy. Allora, io metterò questo tra le tue grandi cosce. Stringi. Ok, perfetto. Però mettetevi più in linea qua, Willy, perché siamo un po' più giù, quindi... Ok.
Abbassami il gain. Non il gay. Il gain. Perché se vado là sotto fischia. No, ok. Ok. Sì, ma il volume dammelo. Allora, vieni qua. Allora, vai. Prendilo. Come solo tu sai fare. Ti giri, tu metti qua. Abbassa il gain. Un applauso a quelli. Ancora non ha capito un mixer come funziona. Allora, ti abbassi. Vieni, tu ti avvicini, girati verso, non verso di me, lo so che sono bello, alto, biondo, intelligente. Verso di lui, lo pigli così, esatto, perfetto. Stringi. Ok, quando succede questo si riparte tutto quanto da capo. Ok, vai. Le mani dietro. Allora, stringi, oh. Poi io magari te la metto un po' più su. Adesso tu. No, le mani no! Girati e la passi a quest'uomo che si è vestito di merda. Ok. Più o meno diciamo che il percorso dell'acqua è questo. Ok, facciamo anche una prova, avete capito? Più o meno mani dietro, vi do un consiglio. Willy, dagli il consiglio. Ok. Allora, mettiamoci in fila. No, tu lo so che tu già c'hai problemi a casa, quindi non ti preoccupare. Tieni questo. Allora, silenzio, tutti in fila, dai che parte il collegamento! Dai che sta partendo il collegamento, dai, forza! No, un collegamento. Tu che fai l'animatore? Ok, allora, andiamo! Per esempio, faccio. Vai Willy! Una prova. Guardate che ho compreso. Ecco. Solo una cosa che va girato dall'altra parte. Perché? Per quale motivo? No, rimani così, spieghiamo alla gente che ci segue da casa e anche casa. Dal villaggio, perché poi a un certo punto arriverà un uomo e staccherà con i denti questo tappo e tu ti avvicinerai e dovrai fare la pipì dentro i bicchieri, ok? Chi metterà più acqua all'interno? Ho schiacciato con i denti. L'ultimo si stappa da solo e farà pipì all'interno dei bicchieri. Allora partiamo prima, mettetevi tutti da quella parte, partiamo prima dalla squadra dei Ciccio. Un applauso. Aspetta, no, faccio io. Tutti in fila, qua. Come nel tempo. Scusa, chi è il capovillaggio? Io tu, scusa. In fila. Allora, Willy, cronometro. Ci siamo? 5, 6, 7, 8. Aspetta. Ok. Vai, insistiamo. Vai. Allora, innanzitutto qui non c'è protesta. Innanzitutto non c'è protesta.
come fai a prendere? Sì, no, no, nessuna trappa è stata detta. Applauso, applauso. No, vai a mettere la schiena. Quando cade ci sono io che vi aiuto. Avete 5 milioni di minuti di tempo per farlo. No, devi stare. Per come si su, tutti quanti 5 milioni di allora, diritti, tutti dritti, dritti. Guarda quelli che si è andata così. Vai maestro, 5, 6, 7, 8, vai. Senza mani. Senza mani. Ho sbagliato il senso io, un applauso, ho sbagliato io, l'hai preso di dietro, sì va bene, ok, vai, veloce, vabbè, ogni te. Ma mi posso sbagliare pure io, chiedo scusa, un applauso a me che mi sbaglio, me lo faccio, mi posso sbagliare, oh, per dirgli l'indita, 5, 6, 7, 8, vai, vai. Vieni qua, la mia valletta. Allora, andiamo a contare i bicchieri, quindi il quello che lui ha riempito, la Vale. Ok? Allora andiamo su questo. Fermo, aspetta. Allora, perché per me questo è un bicchiere riempito. Applauso, bravo. Poi mettiamo il resto, ogni tanto ha schizzato, capito Valerio? Due bicchieri. Secondo me ha pisciato un po' fuori dal vasetto. Giusto? Non è giusto per voi?
Guarda come sono agguerriti. Mi sono agguerriti. Ora è giusto. È giusto? Ora è giusto. Tre bicchieri, applauso. Tre bicchieri. Signore e signori, quattro bicchieri per la squadra di Ciccio. Applausone per il pisciatore. Rimane qui, vale, questo via, grazie mille, applauso anche per la mia madre. E adesso invece partiamo dall'altra parte. Ragazzi, mi raccomando, e qui si, ci si gioca un premio. Cosa dico un premio? Niente. Infatti, non ci giochiamo niente. Allora, ci siamo? Allora, quattro bicchieri interi, fate l'applauso ai vostri gladiatori. Ai vostri gladiatori. Ci siamo? Vi voglio ricordare che per la squadra dei secchi gioca Roberto. Roberto! Carmen! Antonio! Antonio! E basta! Ok! Ci siamo? Perché auguri? Perché è Sant'Antonio! È Sant'Antonio! Ah, lo nomassi? No, io sono ateo, non lo so queste cose. Signore, auguri agli Antonio! No, non vado dietro ai santi, quindi li bestemmi. Ah, sto scherzando. Mamma mia, dai ragazza. Tu lo vedi? Che cosa? La sua coscienza conta. Ma mica è. E quindi? Per cui? Per quello che vuoi. I want you to. Mica mi sto facendo la noccia. Infatti imparo da parlare in mezzo. Allora, andiamo. Allora, ci siamo, signori e signori? Ce la farete a superare quattro bicchieri di BB fatte dal grande Lino? Bravo Lino! Bravo Lino! Sì o no? Robby! Sì! Ce la faremo! Ce la faremo! Ci prova, piove! Allora! Mitico maestro, ci siamo? Insomma, maestro. Un applauso, no, veramente. Chiedo un applauso perché anche lui è stato male. È stato male con lo stomaco perché lui mangia solo schifezze e quindi. No. Che mangi? Terra! È deficiente. Lo sappiamo. C'ha l'ennia iatale. Signori, domani lasciategli la mancia che si deve fare la prima visita. Applauso! Cazzo, tutti i malati mi sono pigliati. Allora, vai, ci siamo. 5, 6, 7, 8, vai. Però lo sto andando veloce, secondo me. Che mi sbaglio sempre sul verso perché vado sempre sul quinto, capito? E quindi allora vai 5, 6, 7, 8, vai, vai. L'ho messo. Vabbè, come? Dillo, dillo. È inserito troppo avanti. Inserita troppo avanti. In privato mi ha detto l'hai messa troppo dentro. 5, 6, 7, 8, vai, vai. Vai. Così, così, così. C'è un problema di partenza. Lui mi dice, una volta alza, una volta abbassa. No, facciamo l'allo. Infatti, amore, facciamo il capo. Non facciamo la fine di ieri sera. Allora, vai. Così? No. Com'è? Così,
Così. Vai, no, dai. Dai, l'emozione, signore, l'emozione. Invece di parlare. Vai! E tu hai chiuso. Madonna. Applauso. Prendi bene la mia con calma. Signori, è stata una cosa veloce? Cambio, è stata una cosa veloce, breve ma intenso, ok? Ma io tutto tempo ora. Quando non c'è la prossima, quando? Quando non c'è la prossima, guarda che roba di E cosa pure giusta? Allora, Vale, la mia giudice di fiducia. Allora, qui abbiamo un po', dobbiamo mettere, giusto? Vai, inserisci un po' di acqua. Troppo. No, no, com'è? Uno! Applauso! Due. Secondo me lui ha fatto venire un po' più a largo. Eh? Ho spremuto di più. Hai spremuto di più. Vai, Vale. Due. Applauso. Quanto dovevamo superare? Quattro. Uno dice 6, l'altro dice 4. Quattro. Non imbrogliate. E il sole. È un bicchiere. 3. Più quello. Basta. 4. Per i secchi. E poi, signori. L'abbiamo? Sì? Sì o no? Un applauso a Cristina, signori! Alla granchia, pure. Facciamo così. Avete perso? Signori, vince la serata il Secchi! E domani mattina nel villaggio ci saluteremo. Ciao Secco! E allora, l'aperitivo non lo vince nessuno, non lo do a nessuno, perché siete stati una grande squadra. Se volete l'aperitivo, ve lo pagate. Se in tassa il direttore paga pure a me, grazie. Però un applauso al vostro capo squadra, il ciccione di Max. Vale sul palco. Un applauso a Daniele.
figlia me l'ha proprio scordata. L'unico aperitivo do giornale, un vocale, cioè una botte d'aperitivo, te lo giuro. Signore e signore, madre matura! No, ma è bello che loro vai a baciare, vai a baciare lui. Signore, un applauso meraviglioso per la simpatia alla nostra madre matura. No, hai dato. Ti raccomando, quando andrai via sabato, lasciaci la mancia, almeno 50 euro a testa. Noi siamo in 10. Zero. No, siamo in 10 veramente. Quello mangia per due. Sembra, ma la mia quale mini club mangia che ci vuole mangia toglia, tu giuro. Cazzo, lo chef si è lamentato, ha detto minchia quando cazzo consuma non si vuole. Io sono reddito di cittadinanza, quindi. Sì, ma tuo marito c'ha i soldi però, ha pigliato l'assicurazione, si è spezzato il braccio a forza, dai forza, applauso signori, siamo italiani, sappiamo come prendere in giro la legge, parliamoci chiaro. Comunque, detto questo, io direi che è finita la serata, se volete ballare balliamo. Volete ballare? Sì? No, io pensavo di. Dell'animazione, che facciamo? L'applauso a voi, grazie. Tra stenti insostenibili, tra tanti colari, di tutto e di più.